E dopo le seminatrici, ovviamente le piantatrici. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video della serie Top 10. Alla fine, sì, diciamocela, seminatrici o piantatrici, quello fanno, sono tutte delle seminatrici, però la categoria su farming è da anni che oramai sono, diciamo, suddivise e quindi solitamente le piantatrici sono quelle che vi permettono di piantare soprattutto i tuberi, le barbabietole, eccetera. Quindi vediamo anche loro in questa categoria, diciamo che appunto è rimasta oramai separata. E dopo le seminatrici, anche se in realtà anche loro seminano, appunto, siamo qua con queste piantatrici e partirei con la Kuhn Planter 3R 12 file, 5,40 m, Nikko U55, PCE Console, che si fa un bel lavoro perché con 5,40 m, insomma, si viaggia. Mod ben realizzata, ben fatta, PC console, infame ne lode come al solito, nulla da dire, ci sta, quindi tenetela presente. Una classica piantatrice a due file, vabbè, qua è Lizard, ma diciamo che chiudiamo un occhio, essendo Lizard ovviamente PC console, e sembra, cioè, quasi una cosa, non dico autocostruita, però se volete un qualcosa di veramente vintage o da, come dire, sagra, fiera, dei reperti storici, direi che ci sta anche questa. Non c'è scritto quant'è la potenza richiesta, però vedendo lo Zetor presumo che 25-30 cavalli ne avete a sufficienza. Waderstat Tempo VTP V8 FH2002 Giant Software, vabbè, ci sta, 2200 litri a capacità e 6 metri la larghezza di lavoro, ma avete anche serbatoio, qualcosa di in parte già visto, non lo nego, su vecchi capitoli. Comunque la combo è importante anche per sfruttare l'elemento che si collega al serbatoio davanti e distribuisce appunto il seme dietro, ci sta come cosa, una larghezza di lavoro consona, è trasportabile in strada comodamente, quindi perché no? Insomma, poi comunque Giant nel bene o nel male non avrà chissà che features, però almeno sapete che, insomma, la prendete e non dovrebbe dar problemi. Teoricamente, non li dà. Kverneland Optima 5V, numeri romani, non so se è una V o è un 5, però 70 cavalli richiesti, 4 metri e mezzo la larghezza di lavoro. PC e console, anche qua classica piantatrice, quindi nulla da dire, con gli indicatori per andare alla vecchia, diciamo, altrimenti potete sempre dotarvi di trattori di GP con GPS, e se no comunque questo è quanto. 4 metri e mezzo, sì, su strada magari è un po' un problema, però vi farete scortare. Sempre Kverneland Monopil eDrive 224 Giant Software, in questo caso vabbè, PC console come al solito, andiamo sul pesante perché insomma c'era anche ben sì DLC Kverneland, quindi magari non sono tutte novità, però alcune sono state magari aggiornate. Abbiamo comunque, ragazzi, in 12 metri non si può chiudere un occhio, insomma, 1000 litri la capacità. Magari dovete stare un po' attenti nelle manovre, sia nel campo ma soprattutto in strada nel trasporto, però poi 12 metri è un bel viaggiare, non neghiamolo. Tempo L8, in questo caso sempre Waderstat, appunto, ma non capisco perché non c'è la versione su console, mi sembra veramente strano, però l'ho scelta un po' per la compattezza, ma comunque avete praticamente, immagino, una larghezza di lavoro che sarà, non lo dice, quello 8 mi fa pensare 8 metri, ma mi sembrano tanti. Secondo me è una tra i 4,50 e i 6 metri, 5 metri non ho la convinzione al momento, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elementi seminativi, sì, diciamo che sui 5 metri più o meno qualcosa. Mi dispiace non dare questo dato, l'ho segnalata, non sono tante in questa categoria le seminatrici, quindi l'ho voluta comunque sì segnalare. Mi dispiace appunto che non sia anche console, però almeno chi è da PC può comunque avere un qualcosa di particolare. Come particolare, anche se c'è la versione comunque Lizard di questo Noli, perché praticamente è Lizard Planter 8P, ma noi intanto guardiamo la versione PC, 5,60 m con poca spesa, perché alla fine è un trespolo, un concentrato di ferri con dei serbatoi in modalità cilindretto bidone con i suoi indicatori. La vedo un'ottima piantatrice anche per carriere magari italiane in cui volete
appunto, come dire, esprimere e andare a fare dei lavori, diciamo, abbastanza importanti. Non serve nemmeno una cavalleria importante, qua non è segnalata, ma capite insomma che non serve chissà cosa. Insomma, e in più, vabbè, nominiamo una volta in più anche l'Angrio Modding, che male non fa. Holt MSK4, 45 cavalli richiesti per un 2 metri e mezzo. Mi dispiace che non sia anche in questo caso per PC, ma ripeto, la categoria è un po' particolare. Comunque ottima come piantatrice, diciamo old style, direi che non gli manca nulla, anche diversi discreti bei dettagli, quindi anche qui sta consigliata. Mi preme che metà o più di metà del pubblico non possa, diciamo, giovare di questa piccola chicca. Agro Mass Falcon 3 più pack, dicono, dice JMZ, PC e console. Interessante, abbiamo praticamente 4,50 m. Ma da trasportata è 3,50 perché chiuderà penso due elementi. Qua non si vede in nessuna foto purtroppo, però alcuni elementi o si compattano tutti, anzi adesso sto pensando che magari vengono compressi, oppure due si piegano, però è più probabile la prima versione. Ma vabbè, comunque siete in regola più o meno, e 130 cavalli richiesti, non è male, marchio non è male, larghezza di lavoro non male, quindi anche la qualità c'è. JMZ anche lui è un bravo autore, quindi andava segnalato sia per l'autore sia per la mod stessa. E concludiamo con Custom Modding, grande autore che qua ha fatto questa piantatrice marchiata Case International Harvester PC e console. Ed andiamo ragazzi sul pesante, perché potenza richiesta 210 cavalli e abbiamo dai 9 ai 12 metri, insomma abbiamo diverse configurazioni, anzi forse di più. Vediamo il 9, il 12, il 18 più qualcosa, sono conversioni strane perché ovviamente sono partiti, diciamo, da varie unità di misura, diciamo oltreoceano. Comunque la mod spettacolare in questo caso, ecco, mi dispiace non avviare carriere americane, anche se non mi piacciono, ma mi dispiace solo per non avere l'opportunità di utilizzare queste mod, che sono veramente fatte molto bene. Se avete necessità veramente di campi enormi, insomma, questa può benissimo fare al caso vostro, ecco. E cari miei ragazzi, anche ad oggi siamo a fine episodio ed abbiamo visto una delle tante categorie di Farming 22. Ditemi la vostra, io vi ho detto la mia, questo è quello che pensavo, ovviamente non è legge, lo sapete, e mi auguro, insomma, di trovare voi nei commenti che mi dite, insomma, anche voi cosa pensate di tale categoria. Se avete idee, proposte, cambiamenti, insomma, fatevi sentire, che è importante sia per me, ma soprattutto rendetevi conto che sarà importante anche per chi questi video li guarderà più avanti, perché troverà la mia classifica più anche voi che magari contribuite. Quindi sentitevi liberi, insomma, di dire la vostra. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio, ovviamente fei bravi, e ricordatevi del nonno Nixo sia per i video sia anche quando magari andrete ad acquistare qualcosa sul sito Giants con il codice NICO87. Detto questo, ripeto, fei bravi e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!